non sei microfonato, eh? Ti facciamo, ti facciamo arrivare un microfono oppure ti dà il suo... adesso due, troppi. Prego, però il microfono ci vuole, uno almeno ci vuole. Ok, perfetto, ma non mi muovo. No, in quanto comico ho uno spirito di osservazione anche nell'ambito sportivo. Io al mattino vedo degli uomini attorno al frigo dei gelati e uno si chiede cosa fanno questi uomini attorno al frigo dei gelati. Tornano bambini? Sono lì che si scelgono il cornetto cuore di panna? Il Magnum PI? Il Calippo? C'è gente che durante il gelato, del gelato mira al Calippo. Ragazzi imbarazzate a entrare e chiedono un Calippo. Ragazzi imbarazzate a entrare e chiedono un Chinotto. Però a Milano succede. Il frigo dei gelati al mattino c'è lei, completamente rosa, aperta ai desideri di noi maschi italiani. Più vicino. No, no, va bene, va bene, va bene. Tieni, tieni, dai, la Gazzetta dello Sport, un quotidiano per soli uomini ed è porno. Come porno? È porno, a parte che è rosa. Ed è per soli uomini, ma è porno, ha di quei titoli, guardate qui, Inter, tutti in una notte, la Ferrari col buco, fuori gli attributi, De Biasi carica il toro, Allegri stuzzica, Bonatti a voglia, De Laurentiis ce l'ha in pugno, Buffon non si tocca, Toni va da sé, meno come Omerai. Dico, Sarri prepara la manita, il triste primato di Del Piero è Trezeguet. No, non fa di più. Distorsione a un corso nell'ultima di Ibra. E lui è felice. Van Gaal è troppo duro. Mancini, questione di manico. Tamberi, mi piace la misura. Mourinho, davanti facciamo paura. Poi il segreto sta nella patata. Riccardi, la bacia. Pellegrini, adesso mi diverto. La bacia, la Pellegrini, adesso mi diverto. Barbara, Berlusconi, Maldini subito, gli altri dopo. Leonardo si scopre, la pennetta si piega, Tonini è già caldo, Conte al fuoco dentro, Chiellini freme, mi aspetto due colpi. È lì che mi aspetto, lui non si muove, è lì che mi ha spiegato che aspetto due colpi. Noi non sapevamo di questa... Ti mi sono fermato. Puoi fermarti, magari tieni qualcosa per dopo. No, anche perché io sono sconvolto di questa cosa. Ho sempre letto la Gazzetta, non mi sono mai accorto di tutto ciò. Io me ne sono accorto e da allora chiedo sempre il Calippo e il Chinotto. Elisabetta! Enrico, forse abbiamo Francesco in linea. Francesco, ci sei? Hai ripreso l'audio? Sì, finalmente, bravo. Da domani compro tutto sport e il Corriere della Sera, o il Corriere dello Sport. Eh sì, è tutto sport, è molto meglio secondo me. Qui abbiamo roba scottante sulla Gazzetta. Comunque, Enrico, volevo dirti una cosa, che anch'io ho suonato a dei gruppi importanti. Sì, ce la faremo prima o poi ad avere la tua voce. Con chi hai suonato? No, volevo dirti, mi senti? Enrico? Sì. Anch'io, come Romeo, ho suonato a dei gruppi importanti, a delle persone importanti. Quali sono questi gruppi?
No, ho suonato il campanello del sindaco, sì, il campanello del maresciallo dei carabinieri, sì, poi ho suonato a quel cornuto lì che di solito mi fa dei dispetti. Ho fatto delle suonanze di campanello che è la fine del mondo. Francesco, i campanelli vanno benissimo. Io chiedo alla regia per piacere se ci mette a posto sta storia, perché non possiamo, cioè io non riesco a seguirti, quindi adesso arriva con lei. Maresciallo dei carabinieri. Esatto, ha bloccato tutto quanto. Vi chiedo scusa, ma a noi arriva l'eco e io non riesco a capire quello che dice Francesco, anche perché sono un po' sordo, ma vabbè, questo è un problema mio. Gianluca, prima di andare in pubblicità, ieri sera so che hai visto il CT della Nazionale di ciclismo. Adesso qui noi abbiamo anche un ciclista molto importante e famoso, Gigi. Gigi, ci sei? Sì. No, ieri era con Davide Cassani. So che ti ha telefonato, vero Cassani, prima del mondiale? Sì, sì, ma avevo il telefono scarico. Quindi non vi siete neanche parlati? No. No, niente. No, perché è un ciclista abbastanza bravo. No, so che ha delle news, che però non so se Cassani, però non le dico io perché magari sono troppo news. Non so che news siano, ma forse Gianluca sa qualcosa, ci sono delle news. Sentiamo le sue. In questo momento la stagione è ferma, quindi news fresche non ci sono, però ieri sera per Victory abbiamo fatto una bella chiacchierata. Lui alla fine è scappato, ma... Sì, è scappato perché... era arrivato... 25 minuti di chiacchierata, credo che poteva... Era arrivato anche il secondo, quando esatto. Lo stomaco chiama, anche un ciclista deve cedere. Esatto, no, però insomma... Abbiamo fatto un po' il punto della situazione su quello che è adesso il movimento ciclistico italiano. Cioè, a me piacerebbe, Cassani, io per me lo adoro come personaggio straordinario, però purtroppo... Devo scontrarmi con i risultati non parlano proprio a suo favore fino a questo momento. I risultati non parlano a suo favore, ma secondo me e secondo molti addetti ai lavori la sua gestione della squadra, soprattutto nell'ultima stagione, è stata ottimale. Sta provando a far crescere i giovani con stage, dando la possibilità a giovanissimi under 23 di correre con i professionisti. In questo momento ci manca il Bettini, il Cipollini, ovvero quei corridori in grado di fare la differenza. Però... Stavo pensandolo anch'io, cioè mica può andare in bicicletta anche lui. Lui sicuramente no, ma neanche questi due che ha detto cominciano ad avere una certa... Però non so cosa ne pensi te del problema, leggevo un giornale pornografico l'altro giorno, la Gazzetta dello Sport, il rosa. E parlava del problema che adesso molti ciclisti bravi nel pieno della maturità rischiano di non trovare la squadra, Malacarne, Tosatto che è anche molto avanti, cioè c'è il posto per... Mi interrompo un attimo perché c'è una notizia importante. Mattia Destro, il Bologna ha pareggiato 1-1 dopo che... Vedo Zanelli che esulta, ho già capito perché squadra tiene... Ha fatto due gol il Bologna, si è fatto il gol dell'1-0 e poi ha pareggiato. Un gol buono. Questi giocatori, ciclisti che non trovano... Bello. Purtroppo è una conseguenza di difficoltà economiche che si vivono all'interno del mondo dello sport, del ciclismo in particolare, in quanto le squadre sono sovvenzionate solo dagli sponsor, non entra niente da diritti televisivi e bisogna fare delle scelte. In questo momento l'Italia... E anche dagli incassi spesso e volentieri, perché purtroppo il ciclismo non ha ingressi di nessun tipo. Quindi... Non c'è più una squadra italiana nel World Tour e questo... toglie una possibilità comunque a corridori italiani che prima potevano trovare questo sbocco professionale. Laura, questo dei problemi economici è una cosa che noi non ascoltiamo praticamente mai, vero? Quando intervistiamo... No, è una novità della Federazione del Ciclismo, gli altri sport invece vivono nel loro, assolutamente. No, beh, direi che per tutti quelli che sono sport olimpici, esclusi pochi, è una realtà che sicuramente si fa sentire. La passione, grazie al cielo, c'è e tante persone, nonostante tutto, si impegnano alle allenatori, tecnici e atleti, senza dubbio, quindi... Francesco, so che tu sei un appassionato di ciclismo, ci riproviamo a chiamarti in causa? Hai una domanda per Gianluca? Non c'è. Allora io voglio dire una cosa sull'intervista a Cassani di ieri. Sì, eccolo, c'è. Scusa, c'è. Vai! Dimmi tutto, stavate parlando di ciclismo, era caduta la connessione, tu sai benissimo che...
dopo il calcio, il ciclismo è lo sport che preferisco. Ho visto correre Davide Cassani, secondo me alla nazionale manca un Davide Cassani, giustamente come diceva lui, mancano i soldi, mancano i nuovi sponsor italiani, però è problematico, come diceva l'amico prima corridore, che non ci siano i fondi e noi, i diversi corridori italiani debbano smettere o andare via. È inutile che cerchiamo di portare gli under 23 a correre nei professionisti quando mancano le squadre. Quindi che deve succedere? Far correre gli under 23 per conto loro? Non so, c'è una soluzione? Si tende a far correre gli under 23 perché è un investimento sul futuro, certo. Se facendone passare 5 magari 2 poi diventano ottimi corridori, invece un corridore di una certa età... È Tosatto alla fine quello che doveva dare... È Tosatto, è arrivato comunque a un'età abbastanza importante, siamo lì, quindi la sua carriera l'ha fatta. Gol di... Anche la Fiorentina è in vantaggio, ci sarebbe comunque stato un calcio di rigore probabilmente per la Fiorentina, giustamente... Giustamente direi Bernardeschi. Sì. Attenzione alla Roma. Vita che era da tanto tempo che non lo vedevo, lo seguo sempre sui social. So che Di Magrito ha fatto una cura pazzesca, però Vita ti trovo in gran forma. È dimagrito in maniera spettacolare, devo dire. Sono impegnato dopo. Sei andato anche a correre? Camminare, per correre già, però già camminando bruci già così, perché non fare ti chiedo altre attività che hai, non c'è bisogno, no, esatto. No, va bene, altre attività dicevo. No, dicevo, non ti chiedo se hai fatto altre attività, ma immagino che ma quello per dimagrire non conta, no, non conta, vabbè, come no, se no ero già ero calato già da prima, ci vuole molto impegno. Arrivano dei messaggi, allora se saluta Gaetano, il nostro Gaetano. Salutiamo Gaetano, poi un bacione a Diana che l'aspettiamo presto in trasmissione, poi abbiamo la Valentina, quindi un bacione anche alla Valentina. Saluti a tutti, saluti a tutti, a tutta Nuova Rete. Vogliamo ricordare anche una cosa, perché questo è molto importante, dal 4 di dicembre scordatevi il 110, nel senso che cambiamo location, andiamo sull'86, su Rete 8. Così da adesso in avanti non direte mai più che non ci vedete, perché Rete 8 si vede perfettamente. Anche, esatto, si vede anche praticamente nelle televisioni in bianco e quindi nero. Quindi non dobbiamo venire qui. Ma non bello. No, voi dovete solo restare qui, è solo un problema, cioè spingono un bottone in regia e noi da un canale passiamo all'altro. È come quando da canale 5 si passa. Quindi io continuo, cioè l'indirizzo è questo. L'indirizzo è questo, però a casa devono fare questa cosa, invece di spingere tre tasti ne devono spingere sono due, l'8 e il 6. Questo vale anche per Victory, il martedì alle 22, sempre 86, è sì, solo un trasferimento. Se adesso qualcuno non era sintonizzato, ogni tanto dillo, che ogni 5 minuti bisogna spiegare. Ma vedrai che dalla prossima settimana lo diremo ogni 5 secondi, secondo me. Esatto. Passerà in continuazione, quindi chiaramente chi ci verrà a cercare su 110 sarà giustamente reindirizzato sul canale.